tutti e ciao a tutte e ben ritrovate, come state? Oggi finalmente posso parlarvi del nuovo prodotto che sarà disponibile a partire da oggi nello shop online e si tratta, come avete potuto capire anche dall'intro del video, di un asciugamano per capelli. Non è un asciugamano qualsiasi ed è un mio piccolo sogno diventato realtà, quindi sono veramente felice di potervene parlare oggi. Vorrei solo dirvi che usare l'asciugamano giusto può cambiarti i capelli. Sì, sì, avete capito bene. Non ti dico che da un giorno all'altro accadrà un miracolo e i tuoi capelli diventeranno i capelli di Rape Renzolo, però ti dico solo che con un certo stupore noterai che i tuoi capelli risulteranno meno crespi e più morbidi, meno opachi e più lucidi, e potrei continuare così per qualche buon minuto. Voglio farvi una domanda: che tipo di asciugamano utilizzate per asciugare i vostri capelli? Un asciugamano in cotone, un asciugamano microfibra, quello che capita sotto mano quando si esce dalla doccia? Perché vi chiedo questo? Perché per poter vantare una chioma sana, lucente, il meno crespo possibile, dipende, non ci crederete mai, ma anche da cosa utilizziamo per asciugare i nostri capelli. E io ho fatto un sondaggio qualche tempo fa sul mio profilo Instagram, Beautylicious Delights Rosalia, se non mi seguite vi invito a farlo perché siamo molto interattivi e spesso e volentieri vi anticipo le novità lì. Dicevo, avevo fatto un sondaggio in merito alla tipologia di asciugamano che utilizzavate per asciugare i vostri capelli. E sorpresa, mi avete confessato con un 70% che utilizzavate l'asciugamano in cotone, che è, permettetemi di dirvi, è la cosa peggiore che potete scegliere per i vostri capelli. Però ci sta, perché l'asciugamano in cotone è l'asciugamano classico, quello che più si trova ovunque si va, negli hotel, nelle proprie case, quindi ci sta anche che uno non ci pensa e ovviamente sceglie quello che si trova in casa e quello che il commercio propone in una percentuale schiacciante rispetto a quegli altri tipo, alle altre tipologie di tessuti. Non solo si usa l'asciugamano in cotone per asciugare la propria chioma, ma in più quando si esce dalla doccia, nella fretta di asciugare il prima possibile la chioma, cosa si fa? Si procede a frizionarla energicamente proprio per riuscire a togliere quel surplus di acqua dai capelli per poi poter passare all'asciugatura con il phon. Bene, non ci potrebbe essere nulla di peggio di così, perché i capelli risulteranno aridi, risulteranno crespi, le punte saranno esterizzate, opachi, insomma non voglio continuare, lo sapete anche voi benissimo quali sono i risultati, e vedrete che cambiando solo tipologia di asciugamano già questo migliorerà. Potete anche fare un piccolo gesto che farà la differenza. Basta non frizionare la chioma, basta tamponarla. Osservate il vostro parrucchiere quando andate a tagliare i capelli o a fare la piega. Lui non friziona mai la chioma, la tampona semplicemente e poi procede all'asciugatura. Utilizzando un buon asciugamano assorbente, che assorbe tantissima acqua dai capelli, vedrete che veramente i capelli saranno molto molto meno stressati. Ma adesso direte, ok, va bene, quindi l'asciugamano in cotone non va bene, cosa devo utilizzare? Ovviamente l'alternativa che il mercato propone ormai da più di 10 anni, che è la più conosciuta, diciamo, anche se ho notato che appunto, anche se è la più conosciuta, il cotone prevale sulla microfibra, ecco, scusate. Quindi anche io personalmente, se avete seguito i miei hair care routine, sono anni ormai che utilizzo per asciugare i miei capelli un asciugamano in microfibra. Ma sapete anche che a me piace fare gli acquisti in maniera consapevole e, se posso, vado ad approfondire ogni singolo aspetto. Quindi a questo punto sono andata ad indagare, ad approfondire e a capire questa microfibra che cos'era. La microfibra, alcune di voi lo sapranno già, ma mi sento in dovere di comunque specificarlo, è una fibra di derivazione sintetica, quindi non ha alcuna derivazione naturale ed è composta solitamente da due polimeri, il poliestere e il nylon, che può essere presente all'interno del tessuto in varie percentuali in base all'utilizzo finale che si dà a questa microfibra, quindi può essere un 20-80, un 40-60 e così via.
ma per chi non lavora nel campo tessile probabilmente non sa neanche che questa microfibra è conosciuta anche sotto il nome di tessuto non tessuto, proprio perché ha queste caratteristiche particolari e perché viene sottoposta ad un particolare trattamento per poter poi vantare le proprietà ultraassorbenti. Infatti assorbe tantissima acqua rispetto al cotone, per esempio. Da un punto di vista ambientale, la microfibra dà gli stessi problemi che danno tutte le fibre sintetiche, ossia non è biodegradabile e neanche facilmente riciclabile, tanto è che viene riciclata come secco non riciclabile. Ma conclusa questa parentesi che ho voluto fare sul cotone e sulla microfibra, io oggi sono qui per proporvi un'alternativa che supera in performance la microfibra e in più è anche un prodotto ecologico. Sì, avete capito bene, esiste un'alternativa, eppure il mercato ce lo propone poco. Veramente, io ovviamente prima di proporvi questo prodotto ho fatto anche una ricerca di mercato ed è veramente pochissimo proposto. Non so ancora bene perché e mi auguro che sempre di più, appunto proprio perché aumenterà la domanda anche da parte vostra, sempre più in realtà la proporranno. E mi riferisco alla fibra di bambù. Quest'anno, prendendo poco della poca consapevolezza che si ha sull'importanza del tessuto che viene utilizzato per asciugare i capelli, anche grazie appunto al sondaggio che ho fatto sul profilo Instagram, mi sono messa alla ricerca nell'industria tessile per capire quali erano le alternative che potevano essere performanti sui capelli, ma allo stesso punto che potessero essere anche delle alternative ecologiche. Ebbene, questo mi ha portato a scoprire la fibra del bambù, proprio ad approfondire la sua conoscenza ed ovviamente me ne sono innamorata. E vi assicuro che in seguito a questo video vorrete assolutamente sperimentarlo, usarlo, perché è fantastico, la natura è veramente meravigliosa. Io lo dico sempre e lo sapete che ne sono innamorata, tant'è che anche il motto del mio shop online è fai fiorire i tuoi capelli con la natura grazie alle erbe tintorie. In questo caso veramente la natura ci mette tutto a disposizione, noi dobbiamo solo saper scegliere. Ovviamente ora vorreste conoscere un po' meglio le proprietà di questa meravigliosa fibra di bambù che mi ha fatto perdere la testa. Ebbene, la fibra di bambù è una fibra naturale in cellulosa rigenerata e proviene dalla polpa del bambù. Quello che rende meravigliosa questa pianta è il fatto che le piantagioni di bambù sono piantagioni spontanee, che quindi crescono senza richiedere l'utilizzo di pesticidi, di additivi chimici, di fertilizzanti, e in più addirittura producono il 35% di ossigeno in più rispetto alle altre piante, per non parlare del fatto che migliorano la qualità del terreno dove appunto crescono queste piantagioni. Hanno un ritmo di crescita molto veloce, il che permette appunto di fare il raccolto ogni 2-3 anni, e la cosa meravigliosa di questa fibra di bambù è che non inquina l'ambiente e il tessuto che ne risulta è totalmente biodegradabile. Quindi, che dirvi, me ne sono veramente innamorata, ma non solo dal discorso appunto ecologico, ma il meglio devo ancora raccontarvelo. Ma la fibra di bambù non è solamente ecologica e sostenibile, è anche naturalmente ipoallergenica, quindi raccomandata per i soggetti allergici che hanno la pelle delicata e sensibile e anche per i neonati. È una fibra dalle proprietà antimicotiche e che presenta una caratteristica unica grazie ad un agente antibatterico conosciuto con il nome Bambukun, che permane sulla fibra nonostante i vari lavaggi o sterilizzazioni del caso. Dalla fibra di bambù si ricava un tessuto molto delicato, morbido, dal tocco setoso, ricorda quasi la seta, infatti ha anche una lucentezza che ricorda appunto la seta, ed è un tessuto che è antibatterico, antimicotico, che resiste anche tantissimo all'uso e quindi permane nel tempo con le proprietà inalterate. Infatti la fibra di bambù, come vi accennavo prima, è stra consigliata e stra utilizzata per i neonati e anche nelle sale operatorie, proprio grazie a queste proprietà che presenta questa fibra, appunto antibatteriche, antimicotiche, e
proprietà che la fibra mantiene inalterate nonostante i vari lavaggi o le varie sterilizzazioni, perché si tratta di una fibra naturale, di una fibra viva che ha una sua memoria. Quanto è affascinante questa cosa, io veramente non ho parole perché sono così con gli occhi sgranati da quando ho saputo questa cosa, perché la natura è veramente meravigliosa, non smetterò mai di dirlo. E giusto per darvi un quadro completo su questa meravigliosa fibra, prima di arrivare a parlare appunto dell'asciugamano in fibra di bambù, devo dirvi anche che i capi realizzati in questa fibra sono anche termoregolatori, ossia mantiene il calore in ambienti freschi e mantiene la freschezza in ambienti caldi, ed è una fibra che addirittura riesce ad assorbire il 98% dei raggi UV grazie alla pettina del miele che si trova al suo interno. Adesso che vi ho fatto un quadro generale, possiamo finalmente parlare dell'asciugamano in fibra di bambù.